Pagani al Multisala La Fenice, e siamo per andare a vedere il film Vacanzieri oggi e domani. All'interno c'è anche il cast che dopo intervisteremo. Intanto seguiteci. Le calcazze nei pinguini. Ehi, oui, oui. Montate il samba, ora. Caricate seriamente, che ce ne ha. Partenza in delitto. Un film che restituisce all'Italia il volto bello e onesto di Napoli, un film che mette in risalto le bellezze del sud, della Campania e della Puglia. Vacanzieri oggi e domani è un bellissimo ritratto della Napoli gioiosa e allegra, spensierata e allo stesso tempo problematica, un film dal quale emergono i grandi valori del sud, la famiglia, l'onestà, la bontà d'animo. Girato tra l'agro nocerino sarnese, il Salento, da Fabio Massa e Lucio Ciotola, la pellicola narra le vicende della famiglia Scannapieco, che alle prese con problemi economici, tre figli e nonno, decidono di partire per una vacanza intelligente. Siamo alla Fenice, come vi ho detto prima, di Pagani. Siamo con i registi Lucio Ciotola, Fabio Massa, e siamo con Giuseppe De Felice. Abbiamo appena visto Vacanzieri oggi e domani, un film che mette in risalto virtù, idiosincrasie dei napoletani in vacanza, ma soprattutto un film che restituisce il volto, virtù e idiosincrasia dei napoletani in vacanza. Tenere questa intervista qua che sta uscendo, ed è un pubblico veramente che ha gremito la sala, e diciamo grazie a tutti gli amici che sono questa sera intervenuti qui alla Sala Fenice. Se me la ripeti un attimo, perché non ho capito, che dicevi? Dicevo, un film che mette in risalto virtù e idiosincrasie dei napoletani in vacanza, ma soprattutto virtù. No, è l'altra parola un po' difficile da capire, idiosincrasie. Ma sicuramente, ragazzi, vedi un attimo Fabio che... Diciamo che è un film che restituisce il volto bello di Napoli. Le videosincrasie, mi piace che sta parola. Mi piace videosincrasie. Le videosincrasie mi piace. E Peppe, che cosa sono le videosincrasie? Io il latino non l'ho fatto. Diciamo un film che mette in risalto i valori dei napoletani, soprattutto il volto bello di Napoli. Sì, perché ultimamente di Napoli si parla soltanto di guerriglia, di camorra, di droga, e noi non interessava parlare di questo. Volevamo mettere di buon umore il pubblico che veniva qui a vedere un film, volevamo rendere omaggio alla simpatia dei napoletani, che è quella cosa più bella che possa esserci, e regalare un po' di risate. Non ti sfastidia quando parli? Mi preoccupo quando tu cominci a dire regalare, è un momento di crisi, tu non sai da regalare niente, Fabio, finisci questo fatto, ma per mezzo che sei stato trattato pure con quella parola che è difficile e ci ringrazia, io devi fare i regali, non se ne fanno regali, a meno che Peppe non ti dà una mano se vuole fare i regali, Peppe, devi fare Peppe. Dicevo, Lucio, un film che restituisce il volto bello di Napoli e che mette in risalto una Napoli bella, diciamo. Beh, diciamo, siamo abbastanza modesti, e, diciamo, la Napoli che noi siamo, la Napoli che tutti quanti vorremmo che fosse tutti i giorni così, e quindi riscoprire quei valori della famiglia, i valori della simpatia, dell'aggregazione, della onestà, della napoletanità che lavora, perché alla fine vedi che ci stanno questi sacrifici che vanno fatti, anche se diciamo c'è questa azienda di prodotti pezzotti, come dice il buon Gennaro, però se per portare avanti una famiglia di 5 figli, con onestà, con tranquillità, perché poi diciamo l'illecito è particolare, perché giustamente e poi diventa il terziario a Napoli, è questo, quindi diciamo diventa un po' la realtà napoletana. E poi ci sta, vedi, questa partecipazione del nonno, mentre oggi sappiamo che l'anziano viene talvolta lasciato in una clinica, in una casa di riposo, si abbandona, si va in vacanza, perché invece questa famiglia, perché le famiglie napoletane sono così. Oggi leggevo un'intervista fatta, cioè una recensione fattaci dal grande Valerio Caprara, che appunto diceva la napoletanità al centro tra Scampia e Posillipo. Signori miei, sì, tra Scampia e Posillipo c'è Napoli, cioè c'è la sanità, c'è la Piazza Nati, c'è altro. Purtroppo noi con i mass media siamo abituati a vedere sempre una parte di Napoli, ma non è così. Noi con Vacanzieri oggi e domani abbiamo voluto far vedere il napoletano tipo, il napoletano che riesce a fare simpatia con una sua, diciamo, dose di ignoranza o di ignorantità, se vogliamo mantenere il personaggio, ma così come ci tiene a fare bella figura andando a fare una vacanza, a tenerci, quando vedi scende dal condominio la famiglia, mi raccomando non fate silenzio perché non voglio dare fastidio.
Gli altri che non l'hanno visto che fanno? Mai parlato serio, ha detto un minuto, basta. Il film proprio perché sentono queste cose, si incuriosisce, dice. Ma perché cazzo ritti? Ma mica ho detto che tu c'hai una storia che va a finire una... Non ho capito, mica facciamo quello, ho detto i figli. Non deve tagliare niente, non lo pensavo, deve tagliare niente. Agenti di richiesta invece. Non c'è agenti di richiesta perché voglio dire. Non la saggio, è stato. Ma vatti, canzone di per me, è mia, sì. Io a mia di Nino D'Angelo, a cui ringraziamo ancora per questa stupenda canzone che ci ha dato, così come ringraziamo Franco Del Prete con Sunda Express. Ma questa sera è la serata di Giuseppe De Felice, siamo qui a Pagani, che è la sua cittadina. Lui è, oltre a essere uno dei produttori di questo film, è anche un bravo attore, fa la parte del tuttofare giù al villaggio. Quindi io passerei subito il microfono a Peppe per dare sfogo ai suoi ringraziamenti. Giuseppe, un film girato nell'Agro, quindi il cinema approda qui nell'Agro Nocerino Sarnese. Perché lui ha detto videosincrasia? Videosincrasia perché, Fabio, tu sei più istruito, noi più ignoranti, videosincrasia, io mi ricordo Ingrasia con la doppia S. Comunque, è importante di tutta questa storia, mi riallaccio a quello che ha detto Lucio. Noi dobbiamo in questo territorio finirla con queste, cioè come succede qualcosa, un po' di sangue, i giornali, i titoli principali, qua c'è gente per bene e lo dobbiamo dimostrare con il film, perché non ne parlano. Questa è la Napoli normale, il nostro territorio è fatto di gente semplice, così, senza tutte queste, cioè si approfitta di qualche cosa negativa per poter riempire il giornale. Basta, non ce la facciamo più. Questo film è per la famiglia, per i bambini, non c'è niente che possa dare screzia a qualche scena un po' più osè, niente, tutto bello, fila liscio ed è per la famiglia. Portate anche i bambini, possono vederla anche i bambini questo film. Inoltre il cinema in questo territorio deve approdare, grazie a Luci e a Fabio Massa, qui dobbiamo creare dobbiamo scovare nuovi talenti, abbiamo bisogno di questi ragazzi, hanno bisogno di noi per potersi fare avanti, per poter crescere e dire anche la loro, perché noi nel nostro territorio ci sono ragazzi che non possono permettersi oggi di andare a Roma e studiare e fare cinema, però dobbiamo aiutarli anche noi con questo nostro discorso e con questo nostro progetto che portiamo avanti. Io vi ringrazio e spero che vi sia piaciuto questo video, sicuramente, perché da quello che ho visto stasera tutti col sorriso se ne sono usciti, le persone dal cinema. Fabio, com'è stato seguire questa troupe, perché eravate davvero tanti in giro per il sud? Allora, partiamo da questo: il film è prodotto da tre case di produzione che sono veramente case di produzione indipendenti, quindi, ma la reale indipendenza, non quell'indipendenza che uno dice ho fatto film indipendente e poi un milione di euro di budget. Noi avevamo veramente poco, avevamo tanti tanti sogni da poter realizzare, l'abbiamo fatto grazie a tre case di produzione che sono Giustempli, rappresentata da Giuseppe De Felice, la Pragma di Dario Volpe, Gaetano Volpe e Nicola Dare, e la Goccia Film, che è la casa di produzione che ho fondato io insieme a Martina Liberti, che avete visto all'interno del film. E ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo l'anima, eravamo tutti ragazzi, cioè una media età penso che si aggiri intorno ai 30 anni, e abbiamo portato a casa un progetto che credo sia onesto, un progetto carino, un progetto che... Vedo che ogni volta che le persone escono dal cinema sorridono, e questa è la cosa più importante per tutti quanti. E quindi speriamo che tutto possa andare per il meglio. Un film quindi che riesce a far sorridere gli italiani, soprattutto in un momento di crisi. Ma come dicevamo prima in presentazione del film in sala, momento di crisi noi non l'abbiamo sentito, perché abbiamo realizzato questo progetto in maniera goliardica, in maniera autonoma, unendo le nostre forze, le nostre sinergie, e dare la possibilità di realizzare un prodotto nostrano, così come diceva prima Giuseppe De Felice, in un territorio che ha bisogno di certi spazi, ha bisogno di recuperare certe energie, certe forze, le potenzialità ci sono. Noi ripeto, con poco siamo riusciti a portare un film sul grande schermo, ma non basta solo questo, perché all'interno, come avete visto o chi andrà a vedere, ci sono una trentina di attori professionisti, attori già noti al grosso pubblico, da Salvatore Misticone a Ernesto Lama, Patrizio Rispa, Antonio Ottaiana, Antonio Fiorini, ma non li stiamo ad elencare, anche perché qualcuno mi può scappare, non voglio fare brutta figura. Quindi voglio dire, sicuramente noi dobbiamo essere da
perdonatemi la megalomania in questo momento, dobbiamo essere da input, da inizio, per dire ragazzi, si può lavorare, dobbiamo lavorare, napoletanamente, scurciamoci in manica e facciamola a casa nostra, non abbiamo bisogno di nessuno, basta poco, basta tanta volontà, mettere le energie e lavorare sodo su un progetto a cui si crede, l'importante è credere nel progetto, noi ci siamo creduti, questa era una mia vecchia idea, un mio sogno nel cassetto che grazie a Fabio e ai tre amici delle tre produzioni sono riuscito a vederlo realizzato sul grande schermo, sono commosso, emozionato e grande soddisfazione. Comunque vada, noi l'abbiamo fatto. Grazie Lucio. Ho detto tutto. Infatti ha detto tutto. Progetti futuri? Ho detto tutto. Cioè, detto dopo tutto. Queste parole io resto così, basito. Basito. Crema basito. Ma ragazzi, questa l'italianità di questi ragazzi, chi se ne venne con prise in coronenza l'ha aggiunto, chi se ne è basito, chi è? Tu, è un film un po' strano. No, non strano. Hai capito un po' strano? Ma te, quando si è tagliati i capelli, ha perso forza, chi sta è peggio l'atti, la propria. Ma noi ci abbiamo fatto capire come faceva la buonanima di un grande mio maestro che è Riccardo Pazzaglia, noi dobbiamo essere così, se siamo così sbagliamo, perché noi partiamo da così e saremo così. Mettiamoci vacanzieri oggi e domani, invitiamo il pubblico a venire al cinema. Assolutamente, fino a mercoledì si paga ancora 3 euro ragazzi, con 3 euro che ci fate? Nulla, invece vi vedete 1 ora e 20 di film, vi divertite, siamo tutti contenti. Voi chi tenete i soldi? Con 3 euro non ci fate nulla, non è vero, non hai esagerato tu, ma perché state a dieta a casa? Con 3 euro, tu vuoi cattare un chilo di pane, un po' di carne, che sono 2 salsicce. Togli la parola. Togli la parola. Ragazzi, voi avete un giornalista che è Luigi Novi, che io devo veramente salutare e ringraziare, e poi è stato per noi il nostro portafortuna. E se si potesse mettere un se si dovesse mettere un guancia così, fosse capito? Tipo una portafortuna, tipo un cunicello, perché con lui è nato il film, cioè lui ha visto nascere il film qui ad Angri e dal primo giorno è venuto sul set e ci ha chiesto di poter seguirci. Ebbene, questa sera, concludendo la nostra operazione col film che è sullo schermo, Luigi Novi è ancora qui con noi. Grazie Luigi. Grazie a te, Lucio, grazie. Scoopy, è arrivata Margherita. Salve, ciao. Salve Margherita. Di vabbè, puoi andare via, grazie. No, torna, vieni qua, non andare, vieni qua. Allora, cosa devo dire? Sono Margherita Di Sarno e anch'io ho fatto questo film, quindi sono stata scelta con un casting. Chi? Ancora devo capirlo. Da chi? Sono Susi, la sorella di Ada. Oddio! Ha imparato finalmente il personaggio, alla 30ª intervista ha sbagliato un nome, come si chiama? Va bene, è diventato un film soft erotico, vai. Sono un po', come dire, diciamo, usiamo il termine burlona e basta, non voglio svelare niente perché dovete venire a vedere il film, ho detto bene? Un po' di freddo addosso in questa conversazione. Vuoi un'altra domanda? No, guarda, io non stavo sentendo quello che vi stavate dicendo. Che perché è venuto il freddo addosso. Faccio io una domanda a Margherita così poi salutiamo. Sì. Margherita Di Sarno, com'è stato girare questo film com'è insieme? Com'è stato mettersi queste calze, Margherita Di Sarno? Questo. È Natale, quindi il fiocchettino ci stava bene, per festeggiare. No, la nocchetta è bella, la nocchetta sulla... Guarda la nocchetta. Lei c'ha due nocchette... No, lei va a nocchette, c'ha due nocchette proprio sotto alle ginocchia, vedi? Due nocche. È fatto apposta, perché questo fiocchettino è anti-Susi. Perché poi mi vedete nel film e direte ma è la stessa? Sì, sono io. Poi vedete che sono completamente uguale. Susi è molto più sexy, sensuale, affascinante. Avevo una domanda seria per te. Perdonate. Margherita, com'è stato girare il film con questi due, scusate, due pazzi registi? Com'è due pazzi registi? Che cos'è? Che cos'è? È stato un delirio totale, è stato molto bello. Ringrazio i registi. Ringrazio i registi. Che mi hanno dato questa opportunità. E a questo allora, i registi sono due. Silenzio, dimmi. E in questo momento direi grazie a tutti. Sosteneteci. Viva il cinema indipendente. E viva Lucio Ciotola. E io aggiungerei anche Fabio Massa. Sei indipendente,
bravo ragazzo. Ma scusate, una domanda la posso fare io ai registi? Come è stato girare? Come è stato per voi girare con noi? No, è una bella domanda, è come è stato? È una bella domanda, è come sta? Croccolo nel trailer, direbbe Lucio Ciotta. No, ragazzi, è stato veramente interessante, simpatico, perché si è creato, lo dicevamo prima, un bel feeling. Sono stati veramente eccezionali, sono stati tutti bravi, professionali, seri, puntuali, precisi, le battute, cioè non, l'ho detto prima, sono professionisti, quindi ci è bastato far capire un attimo che personaggio volevamo, le battute erano quelle, qualcuno le abbiamo improvvisate e ripeto, tenendo attorità teatro si può improvvisare tantissimo. Grazie veramente di cuore a tutti quelli che hanno preso parte a questo film, perché è stato facile gestirli, diciamo la verità. Ma dove c'è fatto pure? Favori, patente e libretto. Ah, il libretto della pensione. E lo sai che si promette con un bacio? Quale attività, quale lavoro fate? Ma tu lo sai? Perché sto tornato da Roma. Lo posso andare in rianimazione una di poco. Nonno, a credici, nonno! Si stanno insieme, potrebbe lontane. Non so faccio aspettare. Susi! Cassa vite de presse. Mi cercato per truffa. Ma fa notizie su quanta tu mettere moneta? Io leggere mano. Tu andare all'edicola e leggere gratis. Qui direttamente da Salve. Salve, ciao. Buone vacanze!